Buona giornata e benvenuti, questo è l'appuntamento con le Daily Tech News di Mr. Gadget. Io sono Luca Viscardi, mi auguro che insomma stia andando bene la vostra settimana, siamo ormai arrivati alla metà. Ci sono tante notizie nella giornata di oggi, vado velocissimo, ci sentiremo alle 13, alle 20 come al solito su Radio Number One. Cominciamo con qualcosa che esula dalla tecnologia stretta, ma è un esperimento interessante. La Costa Rica ha raggiunto il 75esimo giorno con il paese interamente alimentato per quanto riguarda l'energia da energie rinnovabili. È un progetto straordinario che ci insomma, dimostra che si può fare, no? Se si va oltre le lobby, se si va oltre quelli che sono gli interessi di parte, insomma, si può raggiungere un mondo in cui c'è una produzione di energia che sia assolutamente pulita. Basterebbe spacchettare i paesi, farli diventare tanti piccoli Costa Rica, ognuno di quelli gestirli con lo stesso tipo di energia. Un esperimento molto interessante, lo seguiremo di sicuro. Hai visto che parliamo di futuro, un'altra novità che riguarda la Google Driverless Car, cioè la macchina che si guida da sola di Google, che ha aggiunto oltre agli airbag interni anche degli airbag esterni. Insomma, qualcuno di noi ci aveva già pensato, no? Ma perché non farli anche esterni? E in effetti ci ha pensato Google, che sta sperimentando un modo che ridurrebbe di molto l'effetto degli impatti con le altre automobili. Andiamo molto veloci adesso. HTC One E9, nuove foto per dirci che probabilmente arriverà un nuovo prodotto con un display QHD da 5,5 pollici e con materiali plastici. Xiaomi, conferenza stampa il 31 di marzo per presentare un prodotto di mid-range, quindi di fascia media, e anche uno smartwatch. Non solo, Ford ha lanciato un'auto con la possibilità di leggere i cartelli stradali. Una volta letti i cartelli stradali, limiterà la velocità della macchina a quello che c'è scritto su quei cartelli. Non so chi di noi potrebbe sopportare di guidarla. In Cina, sui media locali, è uscita una foto dell'Oppo R7, bellissimo, senza alcun tipo di cornice intorno al display, fotocamera da 20,7 megapixel, octa-core, per il momento non sappiamo molto altro. YouTube lancerà un servizio per affrontare Twitch, quindi per cercare di accaparrare coloro che amano fare il live gaming, quindi la trasmissione dei propri giochi online. Si chiamerà YouTube Live, arriverà entro la fine dell'anno. Huawei ha lanciato Honor 6 Plus e Honor 4X in India, peraltro già con risultati molto interessanti. E infine due dati sulla banda larga. Gli Stati Uniti hanno aumentato di 10 megabit al secondo la media di navigazione nel loro paese, che ora è di 33 mega al secondo in download. L'Inghilterra in Europa è la più veloce con 30 mega al secondo di download, 29 per la Germania, 28 per la Spagna, e attenzione, queste sono velocità medie. Noi in questa classifica non compariamo. È bello sapere però che in Corea la velocità media di download è di 84 megabit al secondo e in Giappone di 60. Con questo io vado a piangere un angolino remoto pensando a quale terzo mondo noi stiamo diventando dal punto di vista tecnologico, ma non demordo e alle 13 alle 20 torno su Radio Number One. Ciao!